Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, iniziamo questo vlog direttamente dalla spiaggia. Avete visto le riprese di me che guidavo la macchina e ci abbiamo messo pochissimo, veramente 15 minuti dal nostro resort, e questa spiaggia si chiama Cala Brandinchi e ce l'avete consigliata voi e io non so come ringraziarvi perché è il paradiso. Naturalmente adesso vi faccio vedere, io ho davanti a me questo mare che vi giuro non fa invidia alle Maldive neanche un po', e sapete che io alle Maldive ci sono stata 5 volte, ma veramente queste sono, cioè questo è meglio delle Maldive sardi. Ma io se fossi in voi, ma io, oddio, c'è un chihuahua piccolissimo, che carino, scusate. Comunque io se fossi in voi veramente non mi sposterei mai da questo paradiso, perché cioè io sono senza parole, è troppo bello, è bellissimo. Questo è veramente il paradiso, cioè ragazzi, sardi, ma quanto siete fortunati ad abitare qui. Ma vogliamo dirlo? Ma vogliamo dirlo quanto siete fortunati ad abitare qui in questo paradiso? Cioè, il colore dell'acqua, ragazzi. No, vabbè. No, vabbè. Sardi, non è che mi adottereste per caso? Cioè, io non disturbo, sono silenziosa. Mi date uno stanzino, io rimango qua, facciamo, sto a casa di un follower tipo per 3-4 giorni, mi sposto, mi adottate. Questo è il panorama qui dietro, natura splendida, devo dire che è anche pulito, la gente devo dire è abbastanza coscienziosa e raccoglie i rifiuti, di questo positivo, bellissimo. E questo è il nostro ombrellone. Io sto al sole, praticamente dovrò spostarmi. Abbiamo messo 100 kg di crema. Questo è il nostro ombrellone. Ta-da! E lì c'è letteralmente il mare più bello al mondo, tipo wow. Adesso infatti ci tuffiamo. Pranzetto ho preso, vabbè, la mia solita Coca Zero. Ho già bottigliette d'acqua, ma questo è giusto per il pranzo. Barattolino di Coca Zero, rigorosamente non può mancare la cannuccia. Se mi conoscete lo sapete, per non macchiare i denti. E da mangiare ho preso questa focaccia. C'era un sacco di scelta, devo dire, ma ho voluto prendere la focaccia perché in Olanda non si trova e quindi voglio approfittare fino a quando sono in Italia. Ho preso appunto la focaccia, prosciutto crudo e formaggio. Yummy. Con questa vista, che bellezza. Ma ragazzi, vogliamo parlare del fatto che noi stavamo in acqua a farci le nostre passeggiate nuotate, tutto ad un tratto accanto a noi Marchisio che nuota, ci guarda, noi, lei l'ha riconosciuto, io zero, tipo e tipo, perché io lo conosco di nome ma non di faccia, nel senso. E poi niente, sono andata a prendermi una macedonia al chiosco perché è letteralmente nostro vicino d'ombrellone, cioè io non lo so, e tipo gli ho chiesto un selfie e ci siamo fatti la foto assieme, cioè un boh, veramente, cioè sta letteralmente qua. E se non mi credete ho le prove, eccomi qua, cioè è stato super carino, super gentile, bello da far paura comunque. Ho avuto il coraggio di chiedergli un selfie solo perché una coppia gli ha chiesto una foto prima di me e io mi sono messa ad aspettare perché altrimenti sarei dovuta passare dietro di loro, quindi sarei comparsa nella foto tipo passante così dietro, quindi ho detto ok, aspetto. E poi, cioè, già che ero lì e già che lui si stava preparando per andare, ho detto vabbè, glielo chiedo, ed è stato molto gentile, molto carino, mi ha detto subito di sì e niente, mi ha salutato, cioè letteralmente il nostro vicino di ombrellone. Wow, ok, adesso mi calmo. Sono le 19, ce ne stiamo andando. È stata una giornata meravigliosa e qui è troppo bello. Lo so che continuo a dire solo questo, però ragazzi, sapevo che la Sardegna ha delle spiagge meravigliose, dei posti meravigliosi, però non mi aspettavo che fosse così bella. Cioè, forse non mi ricordo bene, ci sono stata alla fine, ho fatto il calcolo, tipo 17 anni fa al sud della Sardegna, però. E, forse non mi ricordavo bene, perché vi giuro, cioè
ci sono rimasta per quanto è bella e voglio farvi vedere di nuovo il mare adesso che non c'è più praticamente nessuno. E in molti mi avete scritto che non ci venite più qua perché negli ultimi anni è molto affollato. In realtà se venite tipo adesso a giugno non c'è assolutamente tanta gente, si trova a posto, anzi era, si può dire, mezza vuota la spiaggia. E stessa cosa mi hanno detto a settembre, che a parte appunto luglio e agosto che sono i mesi più affollati, giugno e settembre mi hanno detto che non è male. Infatti noi appunto adesso ci siamo trovate benissimo. E guardate, alle 7 di sera, che meraviglia, non c'è veramente nessuno. In realtà già dalle 16 c'era molta meno gente, per farvi capire. Cioè, ovviamente adesso vabbè, la giornata sta per finire, ma guardate che bello, ragazzi. Io faccio fatica ad andarmene. Wow. E comunque abbiamo già prenotato i lettini e l'ombrellone per domani, quindi ci torniamo perché ci è piaciuta talmente tanto che non possiamo non ritornarci. È tutto grazie a voi, perché ce l'avete consigliata voi. Tra l'altro ho incontrato anche una follower che mi ha fermato proprio qua sulla spiaggia, è stata carinissima, mi ha fatto super piacere, visto? Sto incontrando tantissimi di voi in questi giorni ed è bellissimo, visto che non sono mai riuscita ad organizzare un incontro qua in Sardegna, e almeno riusciamo ad incontrarci così. Direttamente dalla spiaggia, siamo tornate, siamo a cena. Penso di aver preso anche un po' di colore, nonostante io sia stata all'ombra praticamente tutto il tempo, a parte quando ero in mare. Comunque sì, siamo qua nel ristorante, ragazzi. Questa è la nostra vista al momento. Cielo azzurro bellissimo. E questa è la mia cenetta, almeno questo è il mio primo, poi devo vedere se prendere un secondo. Ed è pasta con sugo al pomodoro e cannocchie con due N, non sono sicura, comunque avete capito, un tipo di crostaceo praticamente. E ho preso un bicchiere di aranciata e poi l'acqua naturale. E Laura ha preso una specie di risotto tipo alla cantonese, zucchine e verdura non ben definita, che a Nicole sicuramente non piace. Buon appetito! Tornando in camera dopo cena, questa è la nostra vista, la nostra casetta è di qua a destra. Questa, la riconoscete, è la zona delle farfalle. Ci sono sempre tantissime farfalle qua, vediamo se le vediamo anche adesso. Sì, ma ce n'è di più di giorno. Stanno dormendo tipo. Ma lì c'è il trenino. Le rondini che volano. Cielo azzurro senza una nuvola, che mi sembra impossibile abitando in Olanda. Ed eccoci qua, arrivati alla nostra stanzina alla 4:38. Ok, mia family, siamo tornate in stanza dopo ben due cosmopolitan. Infatti mi gira giusto un po' la testa. Adesso mi cambio, mi strucco, andiamo a nanna, perché siamo veramente stracotte, anche se è abbastanza presto per essere venerdì sera per i miei gusti, ma quel culo mi dà tanto sonno. Comunque, sì, mia family, adesso mi strucco e mi metto il pigiama. Ci mettiamo nanna anche perché domani ci svegliamo presto e andiamo di nuovo nella stessa spiaggia di oggi, che ci è piaciuta talmente tanto che vogliamo assolutamente tornare. Quindi buonanotte mia family, vi mando un bacio enorme, venite qua che vi abbraccio, siete pronti per l'abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.